appassionati di calcio da uno degli stadi di culto del nostro sport preferito. This is Anfield. Sono Fabio Caressa, qui accanto a me Luca Marchegiani. Tutto pronto, non vediamo l'ora di raccontarvi le emozioni di questa gara. Ciao Fabio, sono contento di essere qui con te oggi. Veramente non vorrei essere da nessun'altra parte. Vediamo dunque gli schieramenti delle due squadre. E ora si fa sul serio, si parte. Hai già idea di chi si metterà in luce oggi, Luca? Hector Bellerin, per la sua capacità di diventare un'arma supplementare nella fase offensiva. È il tipico terzino moderno, molto bravo a spingere e soprattutto molto rapido. La sua velocità lo rende a... Roberto Firmino! E ha provato il gran numero. Ha dimostrato di avere un grande istinto qui. Si è coordinato bene. Certo, non era facile. Prova la giocata nello spazio. Koscielny. Mesut Özil. Fase di stallo. Cerca di allungare il gioco. E guardaline... ha alzato la bandierina e fuori gioco. Qui siamo di fronte a un fuorigioco millimetrico. Coutinho cerca spazio. Occasione. Ottimo intervento. Ottimo disimpegno, la spazza via. Roberto Firmino ha tentato in tutti i modi di raggiungere il pallone, ma non è riuscito ad approfittare dell'occasione. Lallana. Jordan Henderson. Lallana raccoglie un passaggio dalle retrovie. Lallana. Cross verso il centro. Roberto Firmino. Bella l'azione, anche se non è andata certo a buon fine. L'Arsenal deve dimostrare maggiore attenzione. Da quella posizione possono nascere azioni molto pericolose. Palla in profondità sulla fascia. E passa! Palla intercettata. Alexis Sanchez. Jordan Henderson. Di forza. Granit Xhaka. Monreal. Si fa largo con grande determinazione. Riceve il passaggio. Roberto Firmino. Fly. Mesut Özil. Prova la verticalizzazione. Palla larga in profondità. Monreal scatta verso il pallone. Vediamo se crossa. Cerca il cross in mezzo. Arbitro che fischia la fine della prima frazione di gioco. Nessuna delle due squadre è riuscita a bucare la rete avversaria. Sarà interessante seguire l'evoluzione della gara nella seconda parte. La difesa fino a qui è stata perfetta, non ha praticamente consentito mai agli attaccanti di giocare. Stanno facendo davvero molto bene. Nessun gol ancora, 0-0. Vedremo se arriveranno nel secondo tempo. Partiti! Siamo già nella seconda frazione di gioco. Il Liverpool ha giocato meglio nel complesso, fornendo una prestazione senza dubbio positiva nella prima metà della gara. C'è anche da dire però che hanno sprecato troppo, non sono riusciti a concretizzare il volume di gioco e le occasioni create. Mesut Özil. Prova Welbeck. Alexis Sanchez cerca di sfruttare lo spazio sulla fascia. Può calciare a rete. È buona, si gioca. Prova con il tocco basso. Attenzione, palla in rete.
Gli hanno lasciato un sacco di spazio, errore gravissimo, e infatti sono stati puniti. Gli hanno concesso troppo spazio e lui si è preso tutto il tempo per prendere la mira e buttarla dentro. E il risultato si sblocca, 1-0. Sono in svantaggio per 1-0. Credo che qualcuno sia rimasto con la testa negli spogliatoi. Roberto Firmino non ha esitato a farsi sotto e ha avuto la meglio. Buona l'azione sulla destra, vediamo come evolve. Si libera la grande, cerca cross e va a colpire di testa. Riceve un pallone, colpisce, supera la linea, gol! Il controllo non era facile, ma lui l'ha eseguito bene, riuscendo a preparare bene il tiro. Perfetta parità dunque. L'esito di questa gara secondo me sarà in bilico fino alla fine. A nessuna delle due formazioni manca il talento e la qualità per vincere. Tocco preciso, cerca la profondità e trova bene il compagno. Tackle duro ma efficace. Forse questa era l'ultima occasione per andare in vantaggio. Cerca un compagno, c'è spazio, ecco il tiro. E ha avuto una grande opportunità. Qui le opportunità vanno capitalizzate. È una partita tattica, difficilmente vedremo tante occasioni. Non è andato lontano dalla rete. È evidente che i compagni si affidino sempre di più a lui. Questo è il classico uomo squadra. Arriva Alexis Sanchez. Ozil allarga sulla fascia. Monreal scatta verso il pallone. Arriva anche l'ultimo cambio a loro disposizione. Una sostituzione che inserisce un po' più di creatività per provare a mischiare le carte. Colpisce verso la porta. Palla dentro, c'è il gol! Hanno trovato il gol proprio all'ultimo respiro. Simon Mignolet non l'ha vista partire. Probabilmente la difesa gli ha ostruito la visuale. Guardate come la palla si infila nel varco aperto dei difensori. Sono in vantaggio, devono gestire in questi lunghissimi minuti finali. Palla larga in profondità. Se ne va. E l'arbitro dice che può bastare. Non ci è dispiaciuto l'atteggiamento della squadra, però certamente ci sono degli errori che vanno corretti e anche al più presto. Il direttore di gara